Eccoci qui, Irene Manzi, responsabile scuola Partito Democratico. Si è appena concluso il convegno organizzato dai sindacati sulla scuola, sul futuro della scuola, alla luce di quello che sarà il governo che scaturirà dalle prossime elezioni di fine settembre. Manzi, si è parlato anche di autonomia differenziata. Cosa è stato detto e soprattutto qual è la posizione del Partito Democratico? Ci sono forze politiche che vogliono perseguire e produrre quasi una regionalizzazione dell'istruzione, chi si candida, le forze di centrodestra, la Lega in particolar modo. Per noi è essenziale, come è scritto anche nel nostro programma, definire innanzitutto quelli che sono i livelli essenziali delle prestazioni e soprattutto garantire un diritto generale all'istruzione. C'è chi procede per singolo raccordo con le regioni che hanno promosso negli anni passati i referendum sull'autonomia differenziata. Noi, pur rispettando la volontà popolare, riteniamo, come aveva già fatto il ministro Boccia nel governo giallo-verde, definire innanzitutto una legge quadro che individui non solo le modalità, ma individui appunto quelli che sono i livelli essenziali delle prestazioni, tra cui ovviamente rientra in primo luogo l'istruzione, perché quello che più ci spaventa è che una regionalizzazione in questo senso aumenti e non risolva certamente quelli che sono i divari che esistono tra parti significative del paese, aumentando tra l'altro le differenze tra gli studenti, quindi sicuramente una misura da contrastare e da evitare. Quali sono le altre brevissimamente priorità che vi date qualora doveste arrivare al governo? L'aumento nei prossimi 5 anni delle retribuzioni degli insegnanti con l'allineamento alla media europea, l'investimento su quello che è il sistema 06 e quindi con un incremento delle risorse per il fondo che è già istituito proprio relativo allo 06 e contrastare quelli che sono i divari e la dispersione scolastica, sia con le risorse che già il PNRR importanti stanzia, ma continuando lungo questa linea per garantire pari opportunità a tutti gli studenti e le studentesse del nostro paese. Bene, grazie Irene Manzi, responsabile scuola PD.